che sia maestra di vita a volte non è maestra o è una cattiva maestra, perché purtroppo un certo giorno sordo di chi non vuol sentire, un certo giorno cieco di chi non può vedere, perché adesso tutte le teorie in campo scientifico sono valide finché non viene dimostrato il contrario. O anche un'utopia può essere considerata un cosiddetto metodo di lavoro, un'ipotesi di lavoro. L'importante è però che i dati, i fatti, non vengano negati. Galileo ha dimostrato quello che ha dimostrato con le ricadute che ha avuto sulla sua pelle, lo sappiamo, o che poi sia stato riabilitato dal Vaticano dopo 500 anni, beh, questi sono i tempi biblici, giusto? Però voglio dire, se lui non avesse intuito quello che ha intuito, i primi quattro satelliti, chiamati appunto Galileiani di Giove, li ha individuati lui con un canno chiaro, tra virgolette, che oggi anche un bambino ha di più, ha di meglio. Quindi evidentemente quello che conta prima è la curiosità, l'intuizione e purtroppo l'istituzione hanno sempre o quasi remato contro, bisogna essere anche caparbi, tenaci, costanti e pagare anche di propria tasca. La storia dell'umanità è costellata di guerre e soprusi di ogni genere, perpetrati da nazioni e da caste, che per brama di potere hanno spesso scatenato l'inferno ed hanno invaso altri paesi, spesso con l'avallo delle Nazioni Unite. Oggi però, i militari e i governi hanno fatto un salto di qualità, concretizzando un antico desiderio: dominare i fenomeni naturali ed usare questo potere come arma, come mezzo di controllo di altri popoli e stati. Questa nuova tecnologia si palesa ora nei nostri cieli, con quelle che ormai molti cittadini conoscono come scie chimiche, espressione derivata dall'inglese chemtrails, in italiano reso con scie chimiche. Il termine chemtrails, di origine militare, figura nello Space Preservation Act, una proposta di legge presentata nel 2001 dal deputato del Congresso Dennis Kucinich. Il parlamentare statunitense chiedeva la messa al bando di tutte le armi esotiche, incluse appunto le chemtrails. La sua proposta di legge fu poi approvata con drastici tagli. Il riferimento a tutte le armi esotiche fu tolto. In modo più preciso, possiamo oggi definire le scie chimiche operazioni di geoingegneria clandestina. Questo documento, risalente al 1966, è una prova schiacciante. Dovrebbe essere un forte campanello d'allarme per tutti quelli che ancora negano l'esistenza di massicce attività di modificazione meteorologica e climatica, operazioni che sono compiute da vari governi di tutto il mondo. Il materiale delinea con dovizia di particolari l'esistenza di programmi di modifica del tempo negli Stati Uniti, piani riferibili ad un decennio anteriore alla stesura del testo in questione. Il testo descrive una commissione speciale volta a coordinare le molteplici agenzie governative coinvolte nei funesti programmi di geoingegneria negli Stati Uniti, assieme a collaboratori indipendenti e alle università. La Commissione si prefigge di valutare e gestire gli impatti internazionali, le conseguenze legali e sociali, le estinzioni di specie viventi, le conseguenze biologiche delle operazioni di geoingegneria clandestina. Nel 1995 la Marina Militare statunitense intraprese un vasto studio, composto da decine di documenti, nei quali si descrivevano spesso nei particolari le tecniche da impiegare per la costruzione di una griglia di controllo mondiale costituita da una serie di strumenti. Tra questi, lo studio e la manipolazione della ionosfera, la creazione di strati che ne simulassero le caratteristiche peculiari, gli aerosol, le microonde, l'impiego di polvere intelligente o smart dust, la creazione e la distruzione di nebbie e nubi, la stimolazione delle piogge, la desertificazione forzata di vaste aree. Il documento è noto con il titolo Owning the Weather in 2025, ossia dominare il tempo entro il 2025. Lo studio viene spacciato come esclusivamente teorico, ma dall'esame dei diagrammi e delle immagini si evince che già nel 1995 le operazioni volte al controllo del tempo e del clima erano in avanzata fase di realizzazione. Infatti,
nostri cieli sono rigati, opachi, bianchicci, almeno dal 1995. Non ci vogliono grandi...